capito sempre qua il momento giusto, eh! Adesso c'è un altro pacco da guardare! Vuoi vedere cosa c'è dentro? Sì, sono curioso! Dicevamo che era tanta pace e tranquillità, invece mi sa. Vado avanti, va, che Troppa paraiella. vado a piangere in silenzio, dai! Allora, questo sarà sicuramente l'unboxing più assurdo che avete visto sul mio canale, perché nell'ultimo mese e mezzo mi è venuta una fissa assurda. Ma questo è colpa di mie sorelle, vi spiegherò meglio quando iniziamo ad andare ad aprirlo. Non ho ancora guardato il contenuto, ho soltanto aperto per velocizzare la cosa, quindi andiamo a vedere cosa contiene questa scatola misteriosa di Amazon. E ho approfittato di Amazon Prime, è arrivato in un giorno. Allora, iniziamo. Ta-ta! Dalla colla della primo. Questa è quella trasparente e sinceramente non ero sicura perché non c'era scritta che era trasparente e quella che mostravano in figura era bianca. Però adesso capirete perché ho preso la colla e capiremo meglio con questo piccolo pacchettino che in realtà contiene un kit che qua si vede quanto una persona con l'avanzata dell'età può andare fuori di testa. Allora, è un sacchettino nel sacchettino e iniziamo a vedere un po' di storie. Wow. Ok, ignoriamo le tacche. Non piangere, non ti dai. Allora, iniziamo con queste palline che adoro. Allora, partiamo dal presupposto che ho sempre odiato i video ASMR. Fa da quando mia sorella ha iniziato a mostrarmi i video degli slime, sono andata fuori di testa e ho iniziato a guardare i video degli slime e ho scoperto che mi piace tantissimo il rumore dello slime, soprattutto quello crunchy con dentro queste palline, oggettini vari. Quindi dopo un mese e mezzo, due che li guardo e desidero farli, ho deciso di provare. Però mi servivano alcune cose e su Amazon trovate di tutto per fare gli slime. E quindi ho comprato un kit dove ho dentro un po' di materiale interessante. Quindi iniziamo con queste sfere e ci sono col colore indaco, questo rosa fluo. Bianche, Royal Ammonia, sentite? Ok, queste che sono un rosso tendente all'arancio, abbiamo detto tantissimo, queste multicolor che sono bellissime. Poi ci sono dentro queste pietruzze, mi piacciono anche le altre palline gialle. Poi, il cameraman che tocca, questi che sono dei fiorellini che possono essere messi dentro lo slime, soprattutto se è trasparente oppure come decorazione sopra. Abbiamo questi che sono animaletti, gattini e varie, sperando che metta fuoco. Poi abbiamo le conchiglie. Che sono rose, rosa, scusate, perlate, sono iridescenti, carine. Poi abbiamo delle fishball sull'azzurrino e queste, se mi esce lo slime, posso provare a utilizzare anche quelle che ho su di Teddy. Poi abbiamo questi che sono dei fiocchi di neve colorati. Abbiamo questi per fare tipo gli slime dolcetti e dovrebbero essere informi. Poi abbiamo, allora, sempre dello stesso colore, coniglietti misti. I cuoricini, che questi ne ho tantissimi sopra di vari colori, quindi sono
Si esce dopo. Andiamo. Perline miste. E poi iniziamo a avere delle cose bellissime, ossia queste che servono per fare gli slime tipo con l'effetto coda di sirena. Quindi sono delle scagliette, queste sono gialle ma sono comunque iridescenti, e le abbiamo gialle, verde, proprio tipo coda di sirena. Vediamo. Viola, rosa, cerco di radunarvi gli stessi oggetti, azzurrine, queste che sono miste, e sono carine perché sono, tendono un po' anche al giallino. Poi abbiamo questo proprio bianco iride. Poi altre paillette giganti a conchiglia, queste azzurre. Altre fishball rosse. Poi altre scagliette. Questo è un giallo uovo, un giallo più caldo rispetto a quelle di prima. Poi le fishbowl ce le ha messe in tutti i colori, anche viola. Altre fruttine. Vediamo. Poi altre perline. Qua ci sono le fishbowl miste che mi piacciono tantissimo, colorate così. Vedremo cosa useremo quando proveremo a fare uno slime. Un altro slime, un arancione tipo un po' fluo. Un altro tendente al rosa. Non so che colori vedrete voi dalla telecamera. Sembrano simili ma sono tutti diversi. Questi sono tutte delle paillettine con delle forme a tipo diamante, all'incirca sono dei diamantini quasi tutti, di vari colori, molto carine. Qua abbiamo degli altri dolcetti, ci sono dentro persino gli uromaki e dolcetti vari, cioè dolcetti, cose salate, sembrano di più. Carine, comunque sempre per decorare. Abbiamo altri due pacchettini con scagliette, uno verde chiaro e un altro viola. Poi abbiamo all'interno del kit, se riesco ad aprirlo, lo vedete un po' meglio. Queste sono delle piccole fialettine. Vediamo se farò i danni, cioè cosa fa i danni. Con dentro un po' di tutto, dai glitter ai cuori, quindi paillettine sono fatte così. Se riusciamo a tirarne fuori uno, non so neanche se sono in vetro. Sì, in vetro. Vedete, sono tutte piccoline, all'interno hanno dentro varie decorazioni. Quindi hanno dentro queste decorazioni, decorazioni a fiore, a cuore, glitter, pagliettine varie, microstelline. Sì, praticamente sono stelle, fiori, cuori. E sono tantissime boccettine, che secondo me sono anche carine da mettere su uno slime come charm. E questo era quello che comprendeva questo kit. Ce ne sono vari. E questi sono alcuni oggettini per fare lo slime, volendo da usare, il coltellino non so cosa può servire, però questo era uno dei kit. Ce n'era anche uno con già dentro i contenitori,
Però aveva dentro meno decorazioni e ce n'erano alcune che mi piacevano. Mi sarebbe piaciuto provare quello con la neve, però in questo kit non c'era. Però l'ho trovata su AliExpress a poco. Devo ricordarmi di prenderla solo. Proverò a prenderla lì. Intanto provo a vedere se mi esce. Tecnicamente con questa colla della Primo dovrebbe uscire. Quindi parto iniziando con uno semplice. E dopo vedrò insomma se mi esce perché voglio provare a farlo. Niente, questo sicuramente era l'unboxing più assurdo che avete visto qua, ma non potevo non farvelo vedere, ero troppo felice. Ma dai, Yuki, dopo abbiamo gli slime. Ne facciamo uno anche per il papà. Ti uccido, papà. L'antistress per la sera quando torna stanco dal lavoro, vedrai come gli piacerà. Ok, quindi il prossimo video sarà sicuramente uno slime che metterò subito dopo questo a distanza, come i soliti tempistiche, in modo che vediate sia l'unboxing che l'eventuale slime. E basta, quindi speriamo di vederci presto con un nuovo video sul canale. Ciao ciao!